Bella ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim. Allora, nello scorso episodio ci siamo potenziati anche se ab ci abbiamo fatto i soldi. Allora, abbiamo altre cosette da vendere, dobbiamo sistemarci, abbiamo ancora degli oggetti da mettere via tutto quanto, quindi vedremo in questi episodi di mettere via tutto quanto. Allora, a parte che abbiamo 40.000 an anelli e passa. Ho una gran voglia di combattere. Ora tu Non c'è problema. dovresti Posso avere portare con me parecchie cose. il mio bellissimo. Vabbè, a parte. Lascia questa qui che dovremmo vendere, però costa parecchio. È il piccone. Allora, ridammi il piccone. Dovrei mettere via molte cose. E anche questo che mettiamo via già che ci siamo. È tutto pronto. No. Andiamo. Dun 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 dun. Via. Al momento, poi pensiamo a cosa fare. Allora, quanto abbiamo? 328. Allora, noi vabbè, a parte nelle varie. A parte un casino di gemme e tutto quanto. Allora, lingotti di ebano che lasciamo qui al momento, giusto? Sì. Sì, lasciamo qua al momento. Poi abbiamo i frammenti che non ne ci servono niente, li possiamo anche vendere, anche se non pesano tantissimo. Vabbè, a parte le pergamene. Non lo so. Vabbè, comunque abbiamo altre cosette da ven cioè da incantare, non lo so. Comunque, visto che ne abbiamo di nel baule possibilmente. Ora, questo non lo so se lo vendiamo, 18, non lo so. Beh, però intanto facciamo orchesca e oh, la cosa di Mara qui, perché? E anche Sartal. Vabbè, dopo metteremo via un po'. Questo col cacchio. Facciamo 10. Ok, facciamo così intanto. Jol, ti levi, porca miseria. Uè, è sempre così, è sempre così. Oh, ragazza, colpa sua, io non c'entro niente. Quota ste pinze ogni volta, mannaggia. No, giuro che le vendo. Anzi, noi, anzi, non so, da adesso proviamo. Se vendendo le pinze, tipo se rigenerano e possiamo fare tipo i soldi infiniti. Sarebbe una figata. Anzi, ora che ci penso, sul livellare abbiamo il livello bonus, che questa volta che ci ho pensato, anzi no, già che ci siamo, siamo per arrivare a livello 38, attenzione. Allora aspetta, facciamo una cosa super mega iper epica. Intanto ci facciamo altre ste cose che ci saliamo di livello in una maniera allucinante. Allora, ok. Fuoco. Ma mi sa che non cambia niente, il peso. Deve l'arma. Anzi, poi non so se c'è anche un incantamento apposito che praticamente riduce il peso degli oggetti. Non credo, eh. Livello 38, grande. Benissimo, abbiamo due punti bonus. Allora, cosa abbiamo fatto? Non lo so. Io direi vigore. Ok, abbiamo due punti bonus e li usiamo nell'armatura. Pesante. Ah, questo cos'è? Subisci la metà di caduta. Sì, perché voglio fare questo, ragazzi. Tanto siamo 82, qui richiede 70. Quando indossi un'armatura pesante, questa non pesa nulla e non ti rallenta. Quindi facciamo questo.
So che può essere un attimino inutile, poi. Ma però anche questo. Perché siamo a 3. Vabbè, lo possiamo fare anche più avanti volendo. Tacchete. Tacchete. Perfetto. Ora a livello 39 possiamo sbloccare condizionamento. Grande così. E quindi tutte le armature, o solo quella che La sensazione indossiamo, dell'aria tipo, fuggente non ci pesa è assolutamente nulla. E incredibile. questa è Forse è una. per via del mio sangue nord, ma soltanto quando la provo mi sento veramente viva. Ho sentito un rumore. Ah, no, è lei. C'è la cosa che c'è al piano di sopra. No, perché ho sentito un rumore strano e ho detto, oh, ma chi è che. Diciamo che però una cosa che forse questo gioco non è supporta è praticamente l'effetto audio avventurieri che è più possono sembrare tipo, ma forti. che cacchio, I che è casolari più hanno alto sensazioni e più incredibili, basso, cioè esaltanti. Bellingham dice che si sveglia prima della tridimensionale, sinistra. perché se senti Deve se essere un stato rumore un sogno, a destra o a sua sinistra, però tipo in alto e in basso non si sente, quindi. Allora, abbiamo, se a parte un marea di robe, allora. No, allora c'era il coso. d'armi e Ah no, bagagli però è vuoti. incantato. No, aspetta, allora a te ti vendo. Buongiorno. Ciondoli, Bla bla bla. cianfrusaglie. Allora Sì, io ti cos'è? vendo. Allora. Questi. Della parata, sì, perché noi in cielo abbiamo già questo. Quindi, vai. Sì. Anzi, poi queste cose non ne le abbiamo. Ma questo l'abbiamo incantato, non lo so. Sì, dai, 30. Sì. Vediamo se c'è qualcosa. Anzi, vediamo se c'hai delle armi decenti. Tipo succhiavita. Si chiamava con così l'incantamento, sì. Non c'è assolutamente niente. C'hai delle robette. Da. Pozioni. Cura, me le prendo sempre volentieri. Ma anche no, va bene, visto che ne hai ancora un po', ti vendo questo. No, 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 no. Mamma mia, che super fail che stiamo a fare. Però queste non sono manco incantate, quindi va a fan bagno. Le varie ti vendo questi frammenti. Perfetto. Se non altro, no. Beh, le strisce di pelle che ne abbiamo un botto. Vabbè, ma anche no. Beh, queste le dobbiamo mettere via, ste cose. Pergamene. Anzi, qua vediamo se c'è qualcosa che. In teoria. Però non lo so. Libro dormiente. Puoi parare, arma a possastre migliorate, il vigore. Di evocazioni no, questo ci può essere utile. Anche il peso, anche se non più di tanto, però. No, no, dai, ma veramente non abbiamo pozioni che non. Generazione? No, allora siamo messi molto bene. Perfetto, ciao allora. Ricordati di parlare bene di noi ai tuoi soci. Sì. Vedrai, vedrai, vedrai. Beh, ragazzi, ci stiamo potenziando anche abbastanza velocemente. Cioè, più di Perché la quanto situazione all'Accademia dei Borghi si è ho aggravata dalla guerra. immaginato. Ora, Nessuno questo sembra è quello essere che dovrebbe bisognoso avere di più munizioni, soldi in spade, assoluto. elmi. Infatti, Quanto guarda, dura lui per ha lui sparare con efficienza? 1152. Ha più soldi, secondo me, in assoluto. Quindi, diciamo, è il più utile per. Ecco, sì, le armi incantate sono invece il vestiario, che è solo l'armatura, invece gli anelli, le tiare, così dobbiamo andarli a vendere o ai maghi o quelli che vende tutto, insomma. Ai grimaldelli anche no. Vediamo se tu c'è qualcosa di decente. Danno al vigore anche no.
questo ce l'abbiamo, ma anche no, perché ormai abbiamo la evoca spada che fa tutto il lavoro. Sì, questa è la nostra. No. Ma dai, ma sul scassinare, ma cosa me ne frega? Va che figata questa. Però di vetro, anzi sarebbe stata una figata. Illusione, ma anche no. Le pozioni, no. Quindi beh, questo è normale. Dittura. Ma non c'è un cacchio di nulla. Però c'hai l'argento. E che cos'è? O ricalco, no, ma lo ricalco. Però mi prenderei l'ebano. Però anche no, che ne abbiamo tanto ormai. Ogni volta che ti servono armi o corazze, la mia forgia non si ferma mai. Sì, perché io sto pensando una cosa, ma in realtà no, al momento non ce l'abbiamo. Comunque, adesso ritorniamo qua. Ah ragazzi, tra l'altro vi ringrazio tantissimo per la nuova serie che vi sta piacendo un botto. E ragazzi, vi ringrazio ovviamente con tutto il supporto che è data quella serie. Ragazzi, vi ringrazio tutti. Comunque, qui abbiamo una... Ah sì, dobbiamo mettere via, sì, ma adesso sinceramente non è che abbia molta voglia. Magari lo farò off camera, insomma. Non so, io andrei tanto, ma tanto per... Porca miseria! Ora, no, io volevo fare così, ma c'ho la testa un po' incasinata. Vabbè, 10 minuti, allora facciamo una bella cosa, se ci riusciamo. Allora, dal tizio di White Run non credo che possa mandarci, perché lì c'è la missione in corso. Oppure no, facciamo una roba. C'è un altro Jarl o qualcosa? Eh no, questo cos'è? Eh no, questa è la fortezza. Se tipo andiamo a Riften e andiamo a parlare con lo Jarl. No, ma così tanto per... Ma lo Jarl lì non ci abbiamo mai parlato, ora che ci penso, a Riften. Beh, a parte che qui c'è un... La donna che gestisce l'orfanotrofio è stata assassinata. C'è sempre il drop frame qua che praticamente... Scommetto che sei qui per la pesca. Dov'è? Quello lì forse. Perché c'è la nebbia e qua la scheda video fa fatica un po'. È questa, mi sa, sì. Devo incontrare lo Jarl. Forse lo Jarl qui ci dà dei lavoretti, come quello che è anche... I tuoi esploratori hanno ottenuto... Sì, infatti, no. No, forse una volta ci siamo stati qua. La gilda sì, dei ladri è quello spiacevole incidente a Helgen ha visto la probabile presenza di un drago che ha ucciso diversi soldati prima di andarsene. Voglio che parli con la guardia cittadina. Assicurati che sia previsto un piano d'emergenza nel caso Riften venga attaccata. Sì, mia signora. Mi sono anche presa la libertà di preparare un carro privato per ogni evenienza. Bene, se Riften dovesse cadere, è giusto che la sua guida sia risparmiata. Non lamentate, mi manca. Benvenuto a Riften, viaggiatore. Spero che la strada ti sia stata amica. Più o meno. Qual è il tuo atteggiamento riguardo alla guerra? Anche se credo che la causa di Ulfric sia giusta, io temo per gli abitanti del Rift. Come possono vivere ora? Già si trovano in condizioni miserevoli e nuove nuvole si vanno addensando all'orizzonte. Il mio pensiero va a tutti loro. Se solo i nostri forzieri fossero più capienti, potrei proteggerli come se fossero la mia famiglia. E adesso? Che mi dici di Ulfric? Con il sostegno dei Manto della Tempesta, Ulfric è intenzionato a scacciare le forze imperiali da Skyrim, annullando il nostro impegno con il Concordato Oro Bianco. In molti sono morti combattendo per la sua causa. Temo che verrà versato ancora molto sangue negli anni a venire. Cos'è la concordato oro bianco?
Immagino che tu sappia tutto della grande guerra fra gli imperiali e gli elfi, coloro che si definivano regno degli Admeri. Più o meno. Quando le ostilità sono cessate, è stato firmato il Concordato Oro-Bianco. Un trattato che avrebbe dovuto garantire la pace entro i confini dell'impero. Uno dei termini del trattato era la proibizione dell'adorazione di Talos. Per il manto della tempesta, quello è stato il momento in cui l'impero ha perso il diritto a ottenere la fiducia di ogni vero Nord. Ok, e basta? Ti auguro buon viaggio. Ma scusa, ma non mi devi dare delle pozioni? Cioè, sì, pozioni. Voglio visitare la città. Delle missioni? Anuriel crede che sparisci. Per le strade, il figlio dello Jarl non ha tempo da perdere con i viandanti. Sembra che non ti piace avere visitatori a Riften. Ogni giorno la minaccia dell'esilio da Riften si fa sempre più reale per me e la mia famiglia. No. Chissà quante spie dell'impero ci sono già in mezzo a noi. Siamo in guerra. Questo non è il momento per l'ospitalità. Grazie al cielo nostra madre sta usando il buon senso in ogni faccenda. Se avessimo seguito il consiglio di mio fratello Serra, a quest'ora sventoleremmo i colori dell'impero. Credo si tratti di una notizia falsa. Ora, se vuoi scusarmi, ma non c'è nessuno che. Vuoi per farti beffe di me? Del figlio più piccolo dello Jarl? Perché dovrei ricolorizzarti? Perché ho fatto una cosa che nessuno in questa casata di guerra sporca di sangue avrebbe il coraggio di fare. Ho osato dire ciò che pensavo. Ho osato parlare dell'impero e delle menzogne che sono state diffuse da Ulfric, il capo dei Manto della Tempesta. Mia madre mi ha diseredato e mi ha fatto rinchiudere qui. Come un comune criminale, ma nonostante tutto, mio fratello non mi ha rinnegato. Fa attenzione a come parli da queste parti. Ti accorgerai che non tutti vedono di buon occhio una rivolta. Che genere di menzogne ha diffuso Ulfric? Ulfric ha a cuore solo se stesso. Si è autoproclamato il futuro re dei re di Skyrim e sta eliminando tutti coloro che osano intralciarlo. Ha iniziato una rivolta contro coloro che vogliono eliminare il culto di Talos. Ne ha fatto il suo motto. La sua causa potrebbe essere giusta, ma quell'uomo è un bugiardo. Puoi andare. Tutto ciò che vuole veramente è salire al trono. Vabbè. Sì, ma cos'è? Io sono venuto qua per dare le missioni. Ma vaffanculo, guarda, ha mandato a quel paese, serio. Cos'è? Scusate, c'è qualcuno che ci dà delle missioni? Cos'è? Dobbiamo usare per forza qui? Che cos'è? Andiamo qua? Al tumulo? Ma sì, vai, come ai vecchi tempi. Dov'è adesso il coso? Io non ne vedo nessuno se segnalino. Voi lo vedete? Ah, giusto, devo fare così. Dov'è? Eccolo là. E che cos'è? C'è manco con una foto satellite. Sì, salve. Io sto andando da un'altra parte, quindi per favore. Cioè dico, ma manco con un satellite vedi, cioè, tutte queste cose, cioè mi improponi. Cos'è quella roba? Non lo so, non lo so e non lo voglio sapere. Aspetta che qua spacchiamo le cosce. Scusate. Lo ammetto. I numeri fanno la forza. Dovremmo essere dentro a pensare al tesoro. Lo ammetto. Però dobbiamo aspettare. I numeri non mi interessa cosa dice Bim. È decisamente ora di entrare lì e agguantare la fortuna. Ma cosa? Sarà meglio che vada. Cosa ti aspetti di trovare? Oro, argento, gemme, forse. C'è solo un modo per saperlo. Che succede? Non so voi, ma io ci vado. Non senza di noi.
Sono certa che ce ne sarà in abbondanza per tutti. Avanti, Bimja, andiamo. E cos'è, mila... Ma sì, vai, mila alleati. Ma dov'è che si entra lì? Ok. Ma sì, vai, mila alleati. Ma che cos'è? Ok, come ai vecchi tempi. Porca. Ma guarda che si bugga. Oh. No, oh, vabbè, sì, cos'è che si bugga? Anche questo ragno si è buggato. Sì, guarda le zampe. Si è estremamente buggato. Oh, aspettatemi, che cavolo. Guarda qui che... Guarda, qui hanno fatto un macello. Mamma mia. Oh, sono io il più forte qui. Fatemi andare avanti voi. Oh, porca miseria. Ma cos'è? Ma non lo stiamo... Che cos'è? Ok, dov'è che si va ora? Di là? Ma porca miseria. Oh, ma questi non aspettano nessuno, eh. Aspetta, qua non mi piace. Fammi fare la cosa del gelo. Va che roba. Abbiamo trovato la tomba di Gatrick. Meno male. Allora c'è una cassa, aspetta. Ebbene. Dell'invisibilità, ma prendi. Deve esserci un modo per entrare. Dai un'occhiata in giro. Bene, teoria, qui ci dovrebbe essere. Ma scusa, c'è un passaggio qua, non lo vedete voi? Scusate. Guarda, c'è anche... no, ma io... Basta, entriamo. Ma guarda te, guarda, devo fare tutto... Vado avanti io. Bjole, dillo anche tu che vado avanti prima io perché sono il più forte. Non è per vantarmi qualcosa. Ma quelli lì ci seguono? Ehi. Scusate, ma... Ma voi vi venite o cosa? Prima ripuliamo l'aria, poi penseremo al nostro buono. Meno male. Beh, io vado avanti, eh. E comunque ho il mio elettro track nel cerchio. Eccolo là. Fammi prendere il baule. Mannaggia. Lascia 17. No, è anche abbiamo anche aumentato a 60. No, prendiamo. Ci può essere molto utile della forza. Ma guarda questi che vanno via così senza chiedere nulla. Oh. Ma che roba. Dov'è se... Guarda qua che lasciano... No, questa me la prendo. Oh, libro rovinato anche no. Sono qui. Ditemi. Ma aspetta, ma i bauli! Porca miseria. Chi è? Ma porca miseria, eh. Altro. Che è successo? Penso io. Occhio. Perché l'Aragorn Niano è cazzuto e cattivo e non ne sa cos'è la pietà. Ah, cos'è? Media. Non so se ce la facciamo, eh. Ancora un po'.
Ancora un po'. Porca miseria. Ci siamo? Aspetta. Cos'è? Pelle. Ok. Dove siamo? Ma dove sono? Aspetta, ma gli altri dove... Dove sono? Ah, lì sono caduto. E che cavolo. Sì, ma questi che non dicono nulla. F5. Avete bisogno di una mano, ragazzi? Ah, no, ok. Ma che fai? Guarda questa. Guarda, siamo talmente forti che scaraventiamo via i nemici. Guarda, proprio come se non ci fosse un domani. Ma aspetta che ci sono delle cure qua, guarda qua. Dov'è? Qua. F5, un'altra volta. Va bene. Cos'è? Addirittura. Vado, là. Andiamo? Va bene, vado avanti io. Porca miseria. Ci siamo. Gatrick ci aspetta. Ma cosa hai in testa? Prendiamo il tesoro e andiamocene. F5. Vado avanti io? Sempre a me. Chi è? Chi va là? Ehi! Porca! Quanto è potente questo? Abbastanza. Aspetta un attimo, ragazzi, portate pazienza un secondo. Ah, che ho la rigenerazione. Ma comunque sono comunque forte. Urlo. Parole potere apprese. Respiro, forma etera. Dovrei ringraziarti. Sapevo che la presenza non era forte abbastanza per aiutarmi a uccidere Gatrick da solo. Bisogno solo di un'altra cosa da te. Per assorbire completamente il potere di Gatrick, mi serve un sacrificio di sangue. Il tuo sangue dovrebbe andare. Se non opponi resistenza, sarà più facile per entrambi. Ah, ma allora sei un bastardo. Ma che faccio così, La... Porca miseria. Vacca puttana. Vabbè. No, tranquillo. Prendi, lettera, torciano. No, questo ce le andiamo, Generazione, stivali. Vediamo lui cosa è. No, ma c'ha... Aspetta, ma questa cosa... No, che non è... Ma non eri morta? Mio padre non si è mai fidato di Bim. Ho sempre pensato che fosse solo troppo protettivo. Ne vuoi il tuo tesoro e tutte le altre ricchezze? A me il tesoro non è mai interessato. Mio padre possiede delle terre e la mia famiglia è ricca. Io cercavo l'avventura, ma non questo. Procedi senza di me. Voglio restare sola per un po'. Cosa farai ora? Non lo so. Bim già si è preso cura di me da quando gli arrivavo al ginocchio. Ora devo riposare. Poi credo che me ne tornerò ad High Rock. Procedi senza di me.
Voglio restare sola per un po'. Sì, ma mi accompagni? Va qua! Vabbè, Mjoll, allora, tu... Ho una gran voglia... Qualunque cosa, basta ci sia... Allora, sicuramente tu hai... Hai posto e non ti ridimmi me. Sì, sì, prenditi... Allora, tu prenditi il baule. Cioè, tutto quello che c'è dentro. Preso? Ok. Allora, e ti prendi anche questo. Non c'è problema, ci penserò io. Lascia, eh. Non è lo scudo. Perfetto. E vediamo se c'è altro. Non credo che ci sia altro qua. No, però c'è una cosa. Ok. La mano che sventola. C'è il modo per. Attiva. Non c'è problema, ci penserò io. Perfetto, ora che tu attivi tutto, ragazzi, direi che per questo. Non è possibile. Non c'è problema. Ma cosa fai? Parkour abusivo, vai là. Non c'è problema, ci penserò. Ok, intanto che lei va ad attivare il meccanismo, direi che per questo episodio di Skyrim è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale di Skyrim, se volete rimanere. Hai ancora bisogno di mettere qualcosa? Va bene, faccio io incapace. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale di iscrivervi, se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi, di lasciare un bel like se vi è piaciuto l'episodio, mi raccomando anche di dire la vostra, dare consigli e tutto quanto, e di condividere il video dove volete. E noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Skyrim. Bella!